sicurezza sul pulmino. Spero che Gin faccia in fretta. I bambini usciranno a breve. Sono arrivati Kevin e Doug. Ciao, Scooby. È tanto che aspetti, Scooby? No, in realtà no. Io mi siedo vicino al finestrino. Non ci pensare. Scusatemi, non è sicuro comportarsi male sul pulmino, ragazzi. Ecco fatto! Così dovrebbe andare. Che hai costruito questa volta, Gin? Scooby mi ha chiesto dei segnali di salita e discesa, quindi... Ta-da! Segnali di salita e discesa? Vedete, sono dei segnali che aiutano i bambini a salire e scendere dal pulmino in sicurezza. Ah. Ci picchia, che ore sono? È tardi, devo portare i segnali a Scooby. Glieli porto io, Gin. Tanto stavo per uscire di pattuglia. Grazie, Polly. Scooby sarà davvero contentissimo. Lo spero. Più veloce, Scooby! Più veloce! Per favore, ragazzi, basta! Non dovreste mai tenere la testa fuori dal finestrino mentre ci muoviamo! Aveva ragione, non è vero? Sì! Perché non potete starvene seduti tranquilli sul pulmino? Qual è il vostro problema? Ti sto dando retta! Per favore, state tranquilli! Devo concentrarmi sulla guida! Per favore, torna al tuo posto, Jenny! Sì, Scooby! Kevin, questo cos'è? Fermo, non toccarla! È mia! È la cintura che indossa Taekwondo! Taekwondo? Sì, ti faccio vedere! Dai! Per favore, smettetela, ragazzi! Scooby, fermati, io scendo qui! Oh, d'accordo, Jenny! Scooby! State bene, ragazzi? Permesso! Wow! Una cintura rossa! Siamo arrivati in palestra, Kevin. Anche tu devi scendere qui. È vero! Anch'io! Ehi, aspettami! Da che Kevin non sono scesi. È un vero sollievo. Ci vediamo domani, Scooby. Sì. Ehi, aspettatemi! Che succede, Kevin? Oh, Scooby! Scusa, non avevo visto che la cintura era rimasta impigliata. Stai bene? Sì, sto bene. Ehi, ragazzi, aspettatemi! No, no, Kevin, aspetta! Kevin, sai che non si deve correre per attraversare la strada. È molto pericoloso. Lo so, ma quell'auto non l'avevo vista arrivare. Proprio per questo, non hai seguito le regole di sicurezza. D'accordo, le vogliamo ripassare insieme? Sì! Quando scendete dal pulmino, potrebbero passare una moto o una bicicletta. Guardate sempre da entrambi i lati e poi scendete lentamente. Una volta scesi, non bisogna mai attraversare la strada davanti al pulmino, perché gli altri veicoli non vi vedono e può essere pericoloso. Ricordate sempre che anche gli sportelli dei pulmini possono essere molto pericolosi. I vestiti ampi, le cinghie degli zaini e perfino le cinture possono rimanere incastrate negli sportelli. Cercate di fare attenzione e di evitarlo. Aspettate sempre il pulmino sul marciapiede, non scendete mai sulla strada. Giocare, litigare, gridare e sporgersi dal finestrino può distrarre l'autista e causare un incidente. Quindi sedetevi, state tranquilli e allacciate sempre la cintura. Scooby, mi dispiace. Sì, anche a me. Da adesso in poi prometto di comportarmi bene. Grazie, ragazzi, e anche io prometto di fare più attenzione alla sicurezza. Scooby, ho un regalo per te. Un regalo per me? Ma sembrano delle ali! Sono un pulmino, non un aeroplano!
Piccolo eroe. Ragazzi, abbiamo un nuovo amico con noi. Qualcuno deve occuparsi di nutrirlo sempre. Scegli me! Posso farlo io, scegli me! Charles, vuoi occupartene tu questa settimana? Come? Davvero, maestro? Dato che ami gli animali, sono sicura che ti prenderai cura della nostra mascotte. Ne hai voglia? Certamente! Perché non stai fermo? L'ho preso! Wow! Dai, fammelo tenere! No, prima io! Ehi, smettetela! Siete davvero crudeli! Cosa? Noi non siamo crudeli! Volevo solamente giocare un po' con lui e basta! Esatto! Coraggio, vieni, prova anche tu! Alcune specie di lucertole e gechi staccano la coda quando si sentono minacciati. Mamma! Che schifo! Ascoltate, le loro code contengono parte dei nutrienti e perderle può essere pericoloso. Lo porto a casa con me per tenerlo al sicuro, così voi non potete più toccarlo. Ok! Mi dispiace, piccoletto, ti ricrescerà subito. Hai bisogno di un nome, eh? Da adesso in poi ti chiamerai Finn. Così va meglio, Finn? Era buono, vero? Già chiamata la risposta alla numero 2. Sì! Ti è piaciuto? La tua coda è ricresciuta, è fantastico! Oh, non c'è più acqua. Te la vado a prendere. Oh? Che succede? Al fuoco! Al fuoco! Questa volta non siamo stati noi! Da questa parte! Che sta succedendo? C'è un incendio al piano inferiore, mettetevi in fila indiana e seguitemi! Ok! Oh no, Finn! State tutti bene? Sì, credo di aver portato fuori tutti gli studenti. Fermi, aspettate! Charles non è con noi! Cosa? Charles! Ehi, Finn! Ora possiamo andare. Non possiamo uscire da qui. Siamo messi male. Non preoccuparti, ce la caveremo. Sono qui, quassù, non riesco ad uscire. È Charles! È ancora in classe! Charles! 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 Troy, è nella loro classe, al secondo piano! Ottimo, ricevuto! Qualcuno mi aiuti! Sono qui! Troy! Ok, sei pronto? Sì! Andiamo! Il fuoco si è diffuso dappertutto. Per fortuna nessuno si è fatto male. Roy, ti ringrazio per avermi salvato. Charles, quello che hai fatto è stato molto pericoloso. Quando scoppia un incendio, dovete lasciare tutte le vostre cose e correre subito fuori, senza mai tornare indietro. Non dovete allontanarvi da soli. Dovete ascoltare la maestra e seguire le sue istruzioni finché non siete in un posto sicuro. Chi vede per primo l'incendio deve dare l'allarme. Copritevi il naso e la bocca dal fumo, accucciatevi e uscite velocemente. Se l'incendio è troppo violento e non riuscite a scappare, correte sul tetto e gridate aiuto. Ricevuto, Roy, lo terrò a mente. Scusate se vi ho fatto spaventare. No,
Non preoccuparti. Grazie a te la nostra piccola mascotte è ancora viva. Sì, tu l'hai salvato. Ehi, il film sta cercando di dirti grazie. Mi fa il solletico. Pasticcio di cemento. Fare per voi? Gin! Oh, signor costruttore! Gin, siamo nei guai. Ci deve essere una grave perdita di acqua nel sistema. Cosa? Ho scavato già in diversi punti e pensavo di aver individuato il problema, ma non ho trovato nulla. Non so più che cosa fare. Si calmi. Ah. Ecco, vede, ho inventato un congegno che mi piace chiamare il trova guai. Wow, Gin, davvero? Sicuro. Pensavo che potremmo usarlo per capire quale sia il punto esatto della perdita. Oh, questo sarebbe fantastico. Così non dovremmo scavare a vuoto. Allora, Gin, potremmo usarlo subito? Sì, certamente. Tra poco arriverà Ellie. Ci penso io. Oh, guarda, c'è Ellie! Perdita rilevata! Perdita rilevata! Ecco la perdita! Credo sia qua sotto. Puck! Va a scavare lì! Wow! Qui! Puck! Attento! Puck! Wow, direi che l'abbiamo trovata. Serve ancora un po' di terra? No, va bene. Il terreno cede, quindi sarà meglio adoperare del cemento. Dunque, vediamo. Prima che arrivi Mickey, serve qualcuno che controlli la buca. Chi è disposto a farlo? Chiederò a Brunner di fare la guardia. D'accordo, credo che sia un'ottima idea. Dì a Brunner di stare molto attento. Nessuno deve avvicinarsi alla buca prima che il cemento si sia solidificato. Sarebbe un grosso guaio. Ora metto il segnale proprio... lì. Lo vedranno tutti? Grandioso! Ora, se volete scusarmi... Ci vediamo, Dump! Gira, gira la betoniera, così il cemento non si secca. Salve, amici! Ciao a te, Dump! Brunner, perché hai quella palla? Mi sto preparando per la gara di talenti che ci sarà tra poco. Ehi, Brunner, Mickey dovrebbe essere qui a minuti. Cosa hai detto? Mickey dovrebbe arrivare tra poco. D'accordo. Perfetto. Mickey ha detto che nessuno si deve avvicinare alla buca dopo aver versato il cemento finché non si sarà indurito. Brunner, hai sentito quello che ho detto? Certo, forte e chiaro. Sto migliorando. Sai, credo che non abbia sentito niente. Veramente? Oh, non lo so. Spero che non combini guai. Dump, che cosa vorresti che facessi oggi? Dovresti venire con me. Ottimo! E ora canestro! Ah? Gira la betoniera, così il cemento non si secca. Dove sono andati tutti? Voglio che tutti quanti vedano che il mio è il cemento migliore che c'è. Oh, beh, non importa, scarichiamo. Il cemento migliore del mondo. L'ho usato tutto, non ne ho più. E ora un altro cantiere ha bisogno di me.
Gira e squadi. Signore, a quanto pare ci sono davvero tanti lavori da fare. Proprio così, esatto. Allora, quando vuole che mi metta al lavoro? Tra un minuto arriverà anche il tuo turno. Ellie, puoi restituirmi la palla? Brunner, e tu che cosa ci fai qui? Cosa? Smettila di giocare con la palla. La buca. La buca? Oh, la buca, scusate. Giocare con la palla va bene, ma non al lavoro. Puoi continuare dopo. Sì, d'accordo. Fai il tuo lavoro, prima che il costruttore si arrabbi. Va bene. Ehi, dov'è la mia palla? Qui, ma non pensare alla palla adesso. È davvero pericoloso portare una palla in cantiere. È vero. Sono davvero perfidi. Mi hanno tolto la palla. Nicky mi aveva avvertito che avrebbe versato il cemento. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Aiuto! Ehi, a quanto pare qualcuno è in pericolo. È Brunner! Sembra che Brunner sia di nuovo nei guai. Aiutatemi! Vado io! Brunner! Brunner! Aiuto! Vi prego! Brunner! Mi serve aiuto, Ellie! Aiutami, sono qua giù! Jean, hai ricevuto qualche notizia da Ellie? Urrà! Nessuna nuova, buona nuova. Visto che stanno usando il mio trovaguai, starà andando tutto alla perfezione. Oh? Ellie, non c'è bisogno dei complimenti. So che il mio trovaguai è una grande invenzione. Non c'è tempo di parlare del tuo trovaguai. Abbiamo un problema. Brunner è affondato nel cemento. Come ci è finito? Aiuto! Aiutatemi! Sono bloccato! Fate in fretta! Presto il cemento si asciugherà con lui dentro! Avete sentito? Sarà meglio che andiate di corsa. Che aspettate? Aiutatemi! Sono disperato. E ora che ne sarà di me? Sento che sto per diventare duro come la pietra. Cerca di resistere. Presto la squadra di soccorso sarà qui. No, avrei dovuto ascoltare il consiglio di Dump quando potevo. Quando l'ho avvertito, avrei dovuto insistere di più. Il nostro povero amico Brunner. Arrivano i rinforzi! Per favore, aiutatemi! Diventa sempre più duro! La superficie si è già solidificata. Brunner sarà in pericolo se cerchiamo di sollevarlo. Per me ormai è finita! Addio per sempre, mondo! Tieni la calma! Ti tireremo fuori da lì! Con un potente getto d'acqua potremo riuscirci! Sei sicuro, Ellie? L'ho visto fare! Quel fortissimo getto d'acqua ha sollevato Poke! Giusto, Poke? Ok, faremo un tentativo. Roy, sei in grado di farlo? Certo che sì! Io farò un piccolo foro! Io mi occupo di far uscire il getto d'acqua. State attenti! Sto funzionando! No! Non è vero! Sarò bloccato per sempre! Quale sarà il problema? Ecco perché ho finito l'acqua! Ora mi ricordo, non ho potuto fare il pieno per il problema alle tubature! Oh no! E ora? Dove possiamo trovare dell'acqua? Se solo ci fosse un idrante da queste parti! Chiederò a Ellie di controllare.
Ellie, cerca un idrante, per favore. Ok, datemi solo un secondo. Lì, ne vedo uno. Ok, ci sono. Grandioso, in azione. Aiuto! Brunner! 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 Va tutto bene? Non saprei. Il mio corpo non reagisce. Non riesco a muovermi, ragazzi. Non temere. Non ho ancora finito. Fate tutti un passo indietro. Brunner, sei in gran forma. Guardate come mi muovo. Sto meglio di prima. È fantastico, Brunner. E ora credo sia il momento di restituire la palla al giocoliere numero uno. Yahoo! Niente male! Brunner, il campione dei giocolieri! E sta pur certo che verremo tutti a fare il tifo per te. Devo assolutamente vincere per tutti voi! I punti ciechi. Accidenti, oggi sono molto stanco. Bene, Titan. Ancora un ultimo carico e poi avremo finito. D'accordo, signor costruttore. Sono talmente stanco da riuscire a malapena a tenere gli occhi aperti. Sarà meglio fare un pisolino. Qui dovrebbe andare bene. Gin. Oh, questa è la mia ultimissima invenzione. È uno specchietto retrovisore che permette di vedere tutto. Sembra interessante. Esatto, Amber. Con i normali specchietti non si riesce a vedere tutto, ma grazie a questo si vede perfino la parte posteriore dell'auto. Ma, Gin, pensi davvero che sia necessario? Certamente. Con questo specchietto si eliminano tutti i punti ciechi. Oh, Gin! Stai bene? Gin, forse dovresti concentrarti su ciò che hai davanti? Sì, comunque sia, dov'è Polly? Oh, Polly sta facendo un controllo di sicurezza al cantiere nel parco. Credo che il mio specchietto sarebbe molto più utile a Polly che a me. Sì. Uno, due, tre! Abbiamo vinto! D'accordo. Uno, due, andiamo a nasconderci. Tre, aspettami! Quattro. 5, questo 6, nascondiglio 7, è perfetto. 8, 9, no, 10, questo è il mio nascondiglio, Susie. È anche il mio nascondiglio. Non può essere. 11, d'accordo, 16, come vuoi tu. 17, 18, 19, 20. Sto arrivando. Sono per te. Mi hai trovato. Forse no. Deve essere qui da qualche parte. Andiamo a controllare al parco giochi. D'accordo. Sono brava in questo gioco. Oh! Ragazzi, mi dispiace, stiamo ristrutturando il parco giochi. Signor costruttore, per caso ha visto mia sorella Susie? Susie? No, è da settimane che non la vedo. Dove potrebbe essere? Susie! Susie! No? Susie! Che cosa succede? Susie! Qual è il problema, Doug? Ciao, Polly. Stavamo giocando a nascondino, ma non riusciamo a trovare Susie. È da tanto che la state cercando. Ho visto Susie che veniva da questa parte. Ma che? Susie! Cosa stai facendo? Mi hai trovato! Vieni fuori da lì. Non è un posto sicuro per nascondersi. Quanto tempo avrò dormito? Forse sarà meglio andare. Susie! Susie! Sono in pericolo! Dietro non passa nessuno. Titan, fermo! Guarda dietro di te! Ehi! Perché l'hai fatto, Polly? Scusa, Titan, ma guarda!
voi due state bene? Sì. Ah, sicuri di stare bene? Sì, ma non starei bene se tu non ci avessi salvato. O se io non ti avessi trovato. Mi dispiace tanto, avrei dovuto prestare molta più attenzione. Siamo stati molto fortunati che non sia successo niente di terribile, ma bambini, ci sono alcune cose che dovete tenere a mente. D'accordo. Mai giocare intorno ad auto o camion o nascondersi sotto di essi. Ricevuto. Perché? Perché hanno dei punti ciechi. Che cosa sono? Ci sono alcuni punti intorno alle auto, ai camion e ai pullman che i conducenti non riescono a vedere. Per questo si chiamano punti ciechi. Più grande è il veicolo, più grandi sono i punti ciechi. Se un bambino come voi cammina o gioca in uno di questi punti ciechi, il conducente non lo vede. Cosa succederebbe se un camion si muovesse e voi vi trovaste in un punto cieco? Boom! Oh! Un brutto incidente. Oh, sarebbe terribile. Che paura! Sì, ecco perché non dovete mai giocare o correre vicino a un veicolo. Ricevuto! Poli, che cosa dovremmo fare se la nostra palla finisse sotto un'auto o un camion? Sì. Se dovesse accadere, dovreste chiedere al conducente o a un adulto di aiutarvi. Se cercaste di prenderla da soli e il camion si mettesse in moto, sarebbe pericoloso. Avete capito? Sì, Poli. Tranquillo, faremo proprio come hai detto tu. Poli, vieni a provarlo. Grazie, ma no, rifiuto. Non fa per me. Ma Poli, l'ho fatto apposta per te. Poli! L'estintore. Cosa? Sul serio? Non so ballare, sul serio. Mi dispiace tanto, perderemo il concorso di ballo per colpa mia. E adesso che facciamo? Non avevo idea, non sapessi ballare. Non ti devi preoccupare, sarò felice di aiutarti. Andiamo, Johnny, sono sicuro che Cindy preferisce farsi insegnare dalla leggendaria macchina da ballo della città. Cosa? Se tu sei una macchina da ballo, allora io sono un re. Stai sfidando il sottoscritto? Puoi scommetterci. Niente male, Johnny. Neanche tu sei tanto male. Ehi, guarda questa mossa. Neanche io sapevo ballare, ma loro due mi hanno dato davvero una grande mano. Sul serio? Allora non arriveremo ultimi? Non ultimi? Arriveremo primi! Al primo posto! Sì! Ottimo lavoro! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Mettiamone uno anche qui. È importante avere abbastanza estintori e sapere dove si trovano in caso di incendio. D'accordo. Grazie per essertene occupato, Roy. Di nulla! Sono sicuro che sarà un concorso divertente. I bambini si sono impegnati tanto, dovresti venire. Oh, mi piacerebbe. Non riesco a vedere dove vado. Ma questo non è affatto un buon posto per un estintore. Mi sto sentendo male. Ehi, ragazzi! Peter, siamo i prossimi a esibirci. Ascoltate, ho un'arma segreta. Guardate qui. Un'arma segreta? Che cos'è? E ora la nostra prossima squadra. Diamo il benvenuto a Cindy e i ragazzi di Broomstown. Non ci credo. Ragazzi, aiutami, non ci vedo. Oh, che umiliazione. Forza, Cindy. Con questi costumi vinceremo. Tranquilla, andrà bene. Lascia fare a noi. Non mi rassicura affatto. Che succede? Siamo pronti. Ragazzi, non riesco a vedere niente. È una cosa terribile. Quando serve lui è sempre con noi. Se è un incendio pericoloso. Ora ti fidi di noi. Sei pronta, Cindy? Sì, facciamolo. Lui è la miglior guida. Se per caso c'è un incendio, è forte come.
Attenzione! Bene, tutti giù dal palco! Ok! Questo estintore si trovava lì per un motivo. Poteva andare molto peggio. Mi dispiace molto, Roy. E pensare che avrei potuto causare un incidente più grande. Non avevo neanche idea che li avessimo. Neanche io. Statemi tutti a sentire. Gli estintori possono essere efficaci tanto quanto una manichetta antincendio. Assicuratevi che ce ne sia sempre uno a portata di mano. Teneteli lontani dalla luce diretta del sole e dell'acqua. Controllate spesso gli estintori se sono rotti o arrugginiti. E agitateli una volta al mese per non far depositare le sostanze chimiche. D'accordo, grazie, Roy! Cindy, ottimo lavoro con il balletto! Oh, sì, sei stata bravissima, sai? Grazie a voi, ragazzi! È strano, ci siamo impegnati così tanto ed ora è tutto finito. Non direi, Cindy. Perché non ti volti? Oh. Eh? Ballate ancora! Ballate ancora! Ballate ancora! Cosa? Ballate ancora! Un incendio da spegnere. Scusate, e non dimenticate, oggi è l'ultimo giorno per i controlli periodici. Mettetevi cosa in fila. Cosa stai facendo, Cap? Non hai rispettato la fila. Devi tornare indietro e farla da capo. Sì, Cap, stiamo aspettando da tanto tempo. Io ho prenotato il controllo. Avreste dovuto farlo anche voi. Davvero? Ma si può fare? Certo che sì, infatti sono il primo della fila. Oh, accidenti, avrei tanto voluto prenotare il controllo come Cap. Se lo avessi fatto, non saresti dovuto arrivare qui così presto. Ci vediamo. D'accordo, allora, venite ragazzi. Forse le prenotazioni si possono fare anche lì. Allora ci provo subito. Mi scusi, vorrei richiedere un appuntamento. Devi spingere il bottone. D'accordo. Il suo numero è il 300. 300? 24. Non posso crederci, ci sono 323 prenotazioni prima di noi. Avremmo dovuto prenotare con largo anticipo. Se solo ce lo avessero detto. Oh, beh, allora dovremo ritornare in fila. Tornate subito in fila. Sei in gran forma, Scolpi! Riesci a leggere la prima riga? È un'asta di livello, no, un serbatoio! Oh, sono così agitato! E ora il clacson! Sei pronto a partire, Cap? Sono pronto! Dobbiamo controllare il funzionamento dei freni con l'asfalto bagnato. Va più veloce che puoi e poi fermati quando il semaforo diventa rosso, ok? Nessun problema! Ottimo lavoro, Cap! I freni sono perfetti! È perché faccio il tagliando per la manutenzione ogni 6 mesi! Vorrei che anche Spooky fosse responsabile come te. Sono passati 3 anni dall'ultimo controllo. È davvero tanto! Oggi è l'ultimo giorno per i controlli periodici. Siete pregati di presentarvi se non lo avete già fatto? Sarà meglio che io vada! Spooky, assicurati che controllino l'impianto di scarico. Non si respira qua dietro. Ci sono voluti 3 anni per sporcare in questo modo lo scarico. Ho stabilito un record. Spooky, perché non cresci un po'? Spooky, rallenta. Ciao. Ti ho spaventato, vero? Guarda, è la mia bacchetta magica. Non è una bacchetta magica, è un vecchio faro rotto. Non è rotto, è super divertente. Avrai un incidente uno di questi giorni. Non ti preoccupare, queste cose non possono capitare a me. Spooky, perché non vai a farti fare il controllo periodico? No, sono molto impegnato adesso. Magari il prossimo anno. Il prossimo anno lo rimanderai di nuovo. Beh, non ora, sono davvero occupato. Perché?
La batteria di Posti è completamente a terra. Gli darò un passaggio al distributore così la ricaricherà. Spooky, dovresti pensare anche a te stesso. Tranquillo, conosco bene la mia carrozzeria. Ci vediamo! Spooky! Il volume del tuo clacson non può superare il segnale rosso o sarai squalificato. Ok, quando sei pronto. Mi dispiace tanto. Gli squalificati dovranno essere subito riparati. E dopo farete un altro controllo. Ok. Fantastico, ora potete andare. Abbiamo avuto molti squalificati quest'anno. Forse perché abbiamo avuto la più alta partecipazione al controllo che si sia mai registrata a Broomtown. Tutti tranne Spooky. È mancato di nuovo. L'ho aspettato tutto il giorno, ma non si è fatto vedere. Dovremmo andare a chiedergli la motivazione. Sì, è meglio andare. D'accordo, me ne occupo io. Arrivederci. Spooky? Non è ancora tornato. Perché me lo chiedi? Non è venuto a fare il controllo periodico. Davvero? Gli avevo detto che era oggi. Yahoo! Ehi, aspettate! Giocate con me! Oh, speravo potessimo fare un bel gioco. Qual è il problema? Oh! Spooky, sei in ritardo di 2 ore, 10 minuti e 13 secondi. Scusa. Posti, ho appena imparato a farmi uscire il fumo bianco dalle narici. Non ho tempo per queste sciocchezze. Ho tutti questi pacchi da consegnare. Sì, ma hai visto il fumo? È stato magnifico. Oh, non riesco più a farlo. Ci ero riuscito un minuto fa. Spooky, potrò giocare con te quando avrò finito di lavorare, ma sono impegnato ora e devo andare al centro a batterie. Nessun problema. Spooky, hai il naso tutto rosso. Sei come la renna di Natale. Caldo, caldo, caldo. Dammi una mano, dammi una mano. Al fuoco! Cosa? Dov'è l'incendio? No! Oh no, i pacchi! Non possiamo lasciare che vengano distrutti! Che cosa faccio? No! È tutta colpa mia! Mi dispiace tanto! Ellie, vuoi leggere un libro durante l'attesa? No, grazie, va bene così. Ormai avrebbe dovuto essere qui. Alla prossima, Cap! Buona giornata, signore! Qualcuno ti aiuti! E ora cosa faccio? Cosa possiamo fare? Fa qualcosa, l'edificio andrà a fuoco! Oggi non ho molta fortuna! E i posti? Forse è meglio se vado a cercare dell'acqua! Oh, posti! Non riesco più a partire! Spooky! Cap! Che succede qui? Beh, questa è una lunga storia. Cap, ci daresti una mano? Non sappiamo cosa fare. Come sarebbe, Spooky? Devi chiamare la squadra di soccorso. Qui è la squadra di soccorso. Gin, non puoi capire che cosa ha fatto Spooky. Allora dimmelo, Cap. L'ufficio postale va a fuoco. Cosa? Squadra di soccorso, abbiamo un incendio! Cosa? C'è un incendio? L'ufficio postale va a fuoco! In azione! Fare il controllo periodico oggi non sarebbe mai accaduto. Spero che la squadra
macchina di soccorso stia arrivando. Sono qui! State tranquilli, ci pensiamo noi. Roy? Sì. State indietro! Amber, metti i nostri amici al sicuro. Sì. Ellie, prendi la posta. Ci penso io. Servono rinforzi, c'è troppo vento! Ci serve una mano qui! Vado a prendere gli estintori! Ben fatto! Ottimo lavoro di squadra! Wow, ci è mancato poco! Grazie, ragazzi! È un piccolo rifornimento. Ti basterà per raggiungere il centro batterie. Spooky, credo sia il caso che tu vada a fare il controllo periodico. Grazie, Amber! Ma come riuscirò a consegnare tutti i miei pacchi? Anche se mi ricarico, non riuscirò mai a recapitarli tutti oggi. Mi dispiace, Posty. Oh, tranquillo. Non temere, Posty. Ti aiutiamo noi. Se ti aiutiamo tutti, non ci vorrà molto. Pronti a iniziare? Sì, Polly! Nessuno conosce Broomtown meglio di me. Voglio partecipare. Anche io do una mano. Devi andare a fare il controllo periodico prima. Hai ragione. Grazie, Spooky. Apprezzo il tuo aiuto, ma è meglio se vai a farti fare un controllo. È preferibile avere uno Spooky in salute. Hai ragione. Spooky, spero che verrai ai controlli periodici d'ora in poi. Sì, non rimanderò mai a domani quello che posso fare oggi. Squadra di soccorso, siete tutti pronti a darvi da fare? La posta va consegnata, gente. Coraggio, andiamo. Avanti. Come attraversare la strada. Kevin! Kevin, siamo in ritardo! Sbrigati! Ciao, Doug! Ho costruito questo per Jenny con le mie mani! A lei non piacerà per niente! Ah, sì? Allora fammi vedere il tuo regalo! Certo! Io le ho regalato ciò che ogni ragazza vorrebbe avere! Fammi vedere! Lo voglio anch'io! Non è che... Oh no! Questo è il regalo di compleanno di Jenny! Ma dai! Jenny apprezzerebbe il coleottero meno di me! Scommetto che le piace di più del tuo dinosauro! Dici sul serio? Certo! Perché non andiamo a chiedere a Jenny quale regalo le piace di più? D'accordo! Le faccio vedere prima il mio! Ehi! Aspettami! Aspettami, Doug! Fate largo, ragazzi! Spostatevi, per favore! È arrivato Cooper! Che giornata piena! Ho tantissime consegne da fare! Spostati, amico! Non ho mica tutto il giorno! Questo è un tuo problema! Che cosa? Puoi, per favore, accelerare? Oh, certamente! Impara a guidare! Questa volta ci è mancato poco. Wooper, sei finito sulle strisce pedonali. Oh, Polly. E se qualcuno avesse attraversato di corsa? Scusa, è colpa mia. Ogni volta che ti avvicini a un attraversamento, rallenta. D'accordo, Wooper? Certamente, Polly. Semaforo verde! Ci vediamo, Polly! Wooper! Non sono sicuro che abbia imparato la lezione. Togliti di mezzo! Smettila di spingermi! Dall'altro lato della strada
c'è la casa di Jenny! Oh! Ehi, perché ti sei fermato così all'improvviso? Per aspettare il semaforo. Ha! Ti sei fermato perché io stavo correndo più veloce. Come dici? Io ero molto più avanti di te. Sì, ma io stavo per superarti. Ah, sì? D'accordo, vediamo chi di noi è più veloce. Va bene, ma non sarai certo tu. Quel posti mi fa sempre fare ritardo sulla tabella di marcia. Eccolo lì! Questa volta non mi fermerà! Può diventare molto pericoloso. Semaforo verde! Via! Wooper, avresti dovuto rallentare. Ragazzi, voi state bene? Sì. Kevin, Doug, non dovete mai correre per attraversare la strada, anche se il semaforo è verde. Ma Polly, pensavo si potesse attraversare con il verde. Sì, anch'io. Quando è verde potete passare, ma non significa che sia sicuro attraversare correndo. Alcune auto potrebbero non fare caso al semaforo e non riuscire a fermarsi in tempo. Allora cosa dovremmo fare quando attraversiamo la strada, Polly? Vorrei poter volare, ma non sono capace. Lo so. Dovete ricordarvi tre semplici mosse e potrete attraversare la strada in modo semplice e sicuro. Tre mosse? Prima mossa. Fermatevi sempre sul marciapiede prima di attraversare la strada. E aspettate che scatti il verde. Anche se il semaforo è verde, fermatevi e guardate prima di attraversare. Seconda mossa. Assicuratevi che le auto si siano fermate prima di attraversare. Cercate il contatto visivo con i conducenti e mentre attraversate, controllate che le auto siano ferme. Terza mossa. Tenete sempre sotto controllo le auto mentre attraversate. Continuate a guardare per essere sicuri di vedere le auto e che i conducenti vi abbiano visto. D'accordo! È semplice, vero ragazzi? Sì! E ricordate, l'importante non è attraversare di corsa, ma attraversare in sicurezza. D'accordo? Abbiamo capito, Polly! Buon compleanno, Jenny! Grazie, ragazzi! Jenny, ho un regalo di compleanno per te! Qual è il più bello? Il mio dinosauro è il più bello, vero? Un coleottero vero è molto più bello! È un pareggio! Che cosa vuoi dire, Jenny? Li odio entrambi! Il microonde. Perché quel muso lungo? Qual è il problema? Vedi, papà, sono un po' triste per un mio amico. C'è questa bambina che gli piace tanto, ma è abbastanza sicuro che a lei non piaccia per niente. Questo riguarda il tuo amico? Sì, ma certo. Johnny, sappi che alle ragazze piacciono i ragazzi dolci? Proprio come questo gelato. Delizioso. Aspetta, Jean! Oh, ciao, Roy! Che succede? Jean, non puoi mettere la carta argentata nel microonde o andrà a fuoco. Oh, come ho potuto dimenticarlo? Uso sempre il microonde, quindi sarà meglio fare più attenzione. Jean, hai finito con quello? Oh? Ellie, ferma! Oh, e perché? Se metti la carta argentata nel microonde, andrà a fuoco! Davvero? Ellie, lo sanno tutti quanti? Ehi, hai superato il test? Sì, credo di sì, ma lo scopriremo presto. Ah, non faccio altro che pensare a una bella coppetta gelato. Johnny, io amo il gelato! È buono, vero? Io faccio delle ottime coppette. Fantastico! Cindy, vieni con me. Ti preparerò un gelato buonissimo. Preferisci il cioccolato o la fragola? Ecco, cioccolato! Anche io. Cosa? Non ho mai detto che potevate venire. Hai detto che avresti fatto delle coppette gelato. Sì, ma non per voi. Andiamo, ragazzi. È antipatico quando litigate. E a me piace la fragola. Oh, ottima scelta. Forza, gelato per tutti. Ura! Ciao, papà. Salve. Oh, ciao, bambini. Ta-da! Wow! Fantastico! Smettila, servono per le coppette. Io e Charles andiamo a giocare, allora.
Chiamaci quando saranno pronti. Vieni, Charles. Aspetta. Non capirò mai perché non andate d'accordo. Eh? Johnny? Ah? Che cosa stai facendo? Monto la panna. Per delle buone coppette bisogna fare la panna fresca. Stai bene? Preferisci che ti tenga la ciotola? Ecco qui. Sto forse sognando. Johnny, c'era una mosca. Johnny, possiamo avere una merendina? Controllate se nel frigo c'è qualcosa che vi piace. Wow. È l'ora della pizza. Credi che dovremmo scaldarla? Sì, vado a prendere dei piatti. Caspita, è bellissimo! Sembra uscito da un giornale! Cosa c'è da ridere? Hai qualcosa qui sulla guancia. Eh? Qui? No, ci penso io. Al fuoco! Papà! Da questa parte! Uscite immediatamente da qui! Muovetevi! Il gelato! Andiamo, Johnny! Il gelato! C'è del fumo a casa di Johnny! Rimanete tutti qui! Ora me ne occupo io! Ok, la casa è al sicuro. Grazie, Roy! Dobbiamo fare una bella chiacchierata su come usare in sicurezza il microonde. Prima regola: mai e poi mai mettere niente di metallico nel microonde. Le microonde possono causare un incendio quando rimbalzano sul metallo. Seconda regola: bisogna forare o tagliare a fette il cibo prima di metterlo nel microonde. Se il vapore non abbia d'uscita, il cibo potrebbe letteralmente esplodere. E terza regola: alzate un po' i coperchi dai contenitori per evitare esplosioni. Sono regole semplici. Sì, possiamo seguirle. Il nostro gelato. Io e Cindy ci avevamo lavorato tanto. Sì, ma ci siamo divertiti, giusto? Lo rifaremo. Davvero? Hai ragione, sarebbe fantastico. Ok. Ma non dimenticate, a me piace più il cioccolato. Peter, tu non metterai mai più piede a casa mia. Oh, certo. Solo alle belle ragazze va il gelato. Scherzi pericolosi. Ciao ragazzi, vi auguro una buona giornata. Oh, Scolby. Eh? Sì? Cos'è quella cosa sul tuo paraurti? È cacca d'uccello, vero? Cosa? Oh no! Oh, che schifo! Scolby! Abbiamo rotto la mano! Qualcuno me la tolga! Pesce d'aprile! Pesce d'aprile! Sciocco, ti stavamo prendendo in giro! Attento alla cacca d'uccello, Scolby! Aiutateci, Minnie si è rimpicciolita! Che vuol dire rimpicciolita? Aiutatemi, sono piccola! Minnie, ma questo com'è possibile? Sei cascata in pieno, oggi è il 1° aprile! Cosa? Ah, è proprio oggi! Eccola che arriva! Shh! Eh? Voi state studiando? È impossibile! Sì, per il compito. Sì, oggi è il grande giorno del compito. Cosa? Compito? Non dirmi che te lo sei dimenticato, vero Johnny? Oh, io non lo dimentico mai! Minnie!
Ciao ragazzi, che succede? Hanno ribaltato tutti i bidoni della spazzatura. Cosa? E adesso l'immondizia sta volando dappertutto. Oh no! E non è tutto. Qualcuno ci è passato sopra ed è diventata una poltella. Non posso sopportarlo, ci penso io. Davvero? Pneumatici alti come una montagna? Davvero? Giocattoli che vagano nel negozio di giocattoli? Max stava camminando e poi è successo qualcosa. Sì, è caduto da un albero e ha sbattuto la testa. Come ha fatto a salire su un albero con le ruote? No, ecco, lui ha guidato per la strada finendo nel fango. Ma come, di nuovo? Oh, questa è la terza volta in un mese. Presto! Siamo strepitosi! Abbiamo fatto scherzi a tutti! No, non proprio tutti! Un incendio al porto? Sì, si sta diffondendo dappertutto! Dovete fare qualcosa! Ci pensiamo noi, ragazzi! Roy! Sì che abbiamo preso in giro tutti! Sì! Johnny, è un incendio vero! È terribile, ci picchia! Qui è Jean, come posso aiutarvi? Ci serve aiuto! Qui alla fabbrica c'è un grande incendio! Ma non avete detto che era al porto? Ecco, quella era una bugia. Cosa? Peter, non ti rendi conto di quanto è pericoloso? Mi dispiace, ma questa volta è vero! Devi credermi! C'è davvero un incendio! Roy, l'incendio al porto era uno scherzo! Ma adesso ce n'è uno vero alla fabbrica! Tu sai cosa fare! Ricevuto! Ci vado immediatamente! Roy! Mi dispiace tanto per lo scherzo di prima, Roy. Ci sentiamo veramente in colpa. Ragazzi, gli scherzi telefonici sono sgradevoli e possono essere pericolosi. E poi sono anche illegali. Se chiamate per un finto incendio, i pompieri perdono tempo laddove non servono. E il problema è che se c'è un incendio vero, loro non possono raggiungerlo in tempo. E questo può causare danni seri. Uno scherzo può mettere in serio pericolo la vita di qualcuno. Ecco perché Jean era così arrabbiata. Non faremo mai più scherzi telefonici a nessuno. E non mentiremo su cose importanti. Già. Peter, Johnny, dovete dare delle spiegazioni. Sì, perché ci siamo presi in giro? Siamo spacciati. Cos'è quello? Adesso io... Cosa c'è dentro? Andate qui, piccoli pazzi! La mappa dei pericoli. Allora, sapete tutti cosa fare? Ognuno di noi dovrà fare una mappa di sicurezza stradale. Cosa? Io non la faccio, è troppo difficile. Kevin ha ragione, e poi come si fa una mappa del genere? Non è così difficile. Mentre tornate da scuola, tenete traccia di quante volte attraversate la strada, se ci sono dei semafori e se le strade sono sicure o pericolose. E poi segnate tutto sulle mappe, è facile. No, non lo è. Va bene, e se vi dicessi che avete l'opportunità di vincere 5 adesivi premio se lo farete bene? Wow, sul serio? Sì, allora lo faremo, siete d'accordo? D'accordo! Adesso andiamo tutti a casa e ci incontreremo dopo la scuola. Va bene. Doug, vediamo chi finisce prima. Io! Ehi, ragazzi! Qual è il loro problema? Sarò io a vincere. C'è un semaforo e le strisce pedonali sono brevi, quindi lo segnerò come sicuro. Questo posto è sicurissimo. Finché avrò i soldi per comprare qualcosa da mangiare in panetteria. Andiamo, verde, scatta! Ehi! Semaforo verde! Via! Oh!
mancato poco anche stavolta. Beh, è meglio segnarlo come un po' pericoloso, anche se c'è un semaforo. Quando attraverso, alzo la mano e mi assicuro che le macchine mi vedano. Mi raccomando, con questo lavoro è molto importante. Hanno ancora finito di sistemare il parco. Caspita, e dove giochiamo a calcio? Dovevamo fare una partita oggi. Doug, posto sbagliato. Non si deve mai stare dietro a un camion. Si tratta di un pericoloso punto cieco. Punto cieco. Mai giocare intorno ad auto o camion o nascondersi sotto di essi, perché hanno dei punti ciechi. Ci sono alcuni punti intorno alle auto, ai camion e ai pullman che i conducenti non riescono a vedere, per questo si chiamano punti ciechi. Più grande è il veicolo, più grandi sono i punti ciechi. Se un bambino come voi cammina o gioca in uno di questi punti ciechi, il conducente non lo vede. Cosa succederebbe se un camion si muovesse e vi trovaste in un punto cieco? Hai ragione. Ehi, Dump, quando finiranno i lavori qui? Il signor costruttore dice che ci vorranno ancora altri 5 giorni. Ah, 5 giorni. Capisco. Ciao, grazie. È stato un piacere, Doug. C'ero prima io, fatti da parte. Io non mi muovo, ho la precedenza. Oh, davvero? Perché dovrei spostarmi? Che succede? Sono le regole della strada. È già capitato. Kevin, dove stai andando? È una scorciatoia per la casa della signora Rora. Questa strada è strana, perché le auto ci passano così vicine? Forza, amico, fatti da parte, sono arrivato prima io. Di che cosa stai parlando? Sono arrivato prima io. Tu devi fare marcia indietro. Che brutta situazione. Questa strada è troppo pericolosa, quindi farò la via più lunga perché è quella più sicura. Esatto. I bambini dovrebbero fare più attenzione perché non c'è un semaforo. Fatto, Polly. Urrà! Ho vinto, Doug. Non per molto. Che cosa ci fate qui, ragazzi? Oggi non c'è scuola. Posso spiegare? Dovevamo fare i compiti. Compiti? Beh, avete fatto un ottimo lavoro segnando tutte le strade sicure e pericolose della città. Se ci fossero altri addetti alle mappe come voi, di sicuro non avrei più molto lavoro da fare. Grazie, Polly! Senti, Doug, sì, il simbolo dove hai scritto OK significa super sicuro. Quel simbolo sta per muffin. Perché un muffin? Il mio panificio preferito si trova proprio lì. Qualunque strada con un panificio è un posto molto pericoloso per te. Perché? Perché hai pensato solo ai muffin invece che alla strada. Hai ragione. Ho un'idea. Perché con le vostre famiglie non fate delle mappe di sicurezza stradale dei vostri quartieri?